Quella odierna è stata la giornata delle perizie medico-legali nell'aula della Corte d'Assise, ove si è celebrata, avanti la Corte presieduta dal dottor Filippo Gullotta, una nuova udienza del procedimento che vede imputato Tiziano Castellani, il venditore di aspirapolvere Forwerk Folletto, accusato di omicidio volontario aggravato, rapina e tentativo di disastro. Castellani è infatti ritenuto l'autore dell'assassinio di Nerina Zennaro Molinari, l'anziana di 87 anni, barbaramente uccisa il 22 gennaio del 2016 nella sua a casa di via Puccini 32 a Trieste. L'udienza si è celebrata in due momenti, la prima parte al mattino con la deposizione del dottor Fulvio Costantinides, perito della Procura della Repubblica di Trieste, mentre a pomeriggio è stato audito il dottor Antonello Cirnelli, incaricato dal collegio difensivo di Castellani, guidato dall'avvocato Maurizio Paniz. Costantinides ha spiegato le risultanze dell'esame autoptico effettuato sul corpo della donna, individuando come causa probabile del decesso la rottura del rachide cervicale, ma anche sottolineando come alcune sue valutazioni si basino sulle analisi effettuate da altri esperti giunti prima di lui sulla scena del delitto in quel 22 gennaio. Nel pomeriggio è stata la volta del dottor Cirnelli essere ascoltato dalle parti. Tra i molti dati presentati in contrapposizione all'accusa, il perito della difesa ha posto in dubbio l'ora della morte della donna ipotizzata da Costantinides, e cioè le 20:45-21, ritenendo invece che si sia verificata più tardi, nelle prime ore del mattino successivo. Dopo i due medici, l'udienza si conclusa con l'interrogatorio della figlia di un'amica della vittima che le forniva il servizio di pedicure. Un nuovo appuntamento in aula è stato fissato per il 20 settembre prossimo.